è veramente qualcosa da regalare, qualcosa da ricordare, qualcosa da, che resterà nella storia. Insieme al DVD di Paolo c'è anche il libro di Paolo Piso, sindaco di Laconi, Gli ultimi pastori sardi, che parla un po' delle vicissitudini anche di questo movimento pastori sardi. Una cosa importante, cioè a quello che è mancato il movimento pastori sardi in tutti questi anni è sempre stato qualcosa di scritto, qualcosa che poi potesse, diciamo così, essere tramandato alle generazioni future. Stavolta ce l'abbiamo, proteggiamolo, difendiamolo, acquistiamolo e sosteniamolo. Va bene pastori, iniziamo il nostro lavoro e è il motivo del perché siamo qua. Siamo qua perché siamo preoccupati, perché qua ci sono due emergenze, due grandi emergenze, e noi dobbiamo tutelare, difendere il nostro lavoro. Sto parlando della Brutto. Dopo 14 anni questi criminali continuano a pungere le nostre pecore. Nonostante 41 persone siano indagate, qualcuno mi dirà per diverso vaccino, non fa niente, la metodologia è la stessa, la criminalità è la stessa, continuano a pungere il nostro bestiame. Perché è la cosa più semplice, perché è la cosa che dà possibilità di spendere più soldi, è la cosa che dà la possibilità di creare più potere. E noi, come cretini, li lasciamo fare. Qualcuno si ribella, ma in generale li lasciamo fare. Perché dicono, ah, se non vaccini ti togliamo dal punteggio dal benessere, oppure altri provvedimenti di pagamenti diretti e quant'altro. Questi sono, oltre che criminali, sono anche vigliacchi. Questi sono terroristi, perché non possono continuare a persistere in qualcosa che non ha dato risultato. Dopo 14 anni, perché continuano su una strategia che non ha pagato? Perché? Perché ci sono i soldi comunitari da spendere. Perché finché ci sono soldi, ci saranno loro. Esatto. La brucellosi, il carbonio, ve lo ricordate? Mica l'hanno sconfitta. Sono finiti i soldi comunitari e finita anche la brucellosi e il carbonio. E così deve essere per la Bluton. Finché Bruxelles continuerà a mantenere questi progetti per tutto questo apparato di veterinari e non solo di biologi, di analisti e quant'altro, è un esercito, guardate, non è solo il veterinario, è quello che ci sta dietro, a un'analisi, a un istituto zooprofilattico impegnato giorno e notte su queste tematiche, andando a combattere un nemico invisibile, che invisibile non è, non lo conosciamo bene, sul moschitetto. E cosa ci vuole per combatterlo? Basta andare e localizzarlo dove è il suo ambiente, il suo habitat. Perché colpire le pecore? Perché continuare a pungere le nostre pecore? Perché continuare a ammalarle? Questi criminali pastori hanno distrutto il nostro patrimonio. Noi non abbiamo più un patrimonio zootecnico forte come prima, non abbiamo più la stessa genealogia, la stessa razza di prima. Hanno modificato le caratteristiche genetiche del nostro patrimonio ovino. La nostra pecora non è più rustica, non è più forte, non è più in grado di vivere in un ambiente difficile come la Sardegna. Basta un niente sia male, basta un niente tipo una polmonite, una gastro, una zoppia. Sono tutti effetti collaterali di questo vaccino. E che qualcuno mi smentisca, lo sto dicendo pubblicamente, per cui nessuno mi sta, perché sono tutti effetti collaterali di questo virus. Parlano di vaccino attenuato, spento, non esiste né vaccino vivo né spento né attenuato, esiste il vaccino, e per natura il vaccino non protegge il sistema immunitario, anzi lo attacca e lo indebolisce. Per cui l'animale, ma in umano succede la stessa cosa, anche poi quando facciamo il vaccino per il morbillo automaticamente ci sta rendendo più deboli, per cui poi dobbiamo fare un altro vaccino per proteggersi da un'altra aggressione. Funziona così, tra gli animali è la stessa cosa. Noi vacciniamo, lui diventa più debole, poi addirittura c'è una conversione. Noi l'abbiamo visto in passato dove questo serotipo ha modificato i suoi aspetti. Da 24 si è diventati 26.
cioè hanno amoreggiato fra di loro, hanno prodotto un altro virus ancora più cattivo, ancora più virulento. Mutante. È possibile che i pastori a questa gente qua non lo aspettano immunità a secolo? Ma stiamo scherzando davvero? Pastori, per una pecora abbiamo ucciso, per una pecora abbiamo fatto liti, faide. E qua stiamo parlando di proteggere il nostro patrimonio. Ma veramente siamo così, diventati così, così stupidi, così succubi da questa politica, dove tutto è legato a qualcosa. Ah, tu non fai quello, non ti do questo. Vergogna! Vergogna, uno mi voglia dire vergogna! Ti danno il benessere, non te lo do, perché se lo vaccini non te lo do. Ma stiamo scherzando davvero. Uomini! Siamo uomini, a cosa siamo? Siamo uomini, a cosa siamo? Ma stiamo scherzando davvero. Se un mio laureato viene da me e mi dice, poi devo vaccinare. Ma stiamo scherzando davvero. Molti di quei veterinari sono nostri figli. Ma noi non possiamo proteggere il loro lavoro se loro distruggono noi. Non ha senso. Noi li abbiamo fatti studiare e farci crescere, non per distruggerci. E se loro vogliono fare i distruttori, beh, noi dobbiamo porci duramente, duramente. Tu nel mio ovile non entri. Porta i carabinieri, facciamo resistenza. Portami la fideiussione. Hai capito? Queste sono le cose. No, non voglio garanzie. Non vaccini e basta. Perché io so quanto te, quanto loro, che fa male. Fa malissimo. Ho parlato col centro antinsetti. E mi ha detto, ma perché questi qua continuano? Chiaro che ognuno... Stavo parlando senza microfono, mi sentivate. Oppure non sentivate niente. Non sentivate niente. Hai detto bene, siamo vecchiaia. Siamo invecchiati con queste cose, siamo ancora peggio. Centro antisetti di Oristano ha detto, Felice, guarda, ci sono prodotti biologici, li facciamo noi, sono cose come mangine. Ma è entrato nella logica il mangine. Ecco, noi non mettiamo, questi distruggono, possiamo fare un affare selettivo. Tra la zanzara, il culicoide, cioè il muschiteddu. Poi l'anofela addirittura, cioè si selezionano, non costa niente, lo produciamo noi in gran parte. Con pochi soldi riusciamo veramente a fare una cosa eccezionale. E questi non fanno niente. E questi non fanno niente, perché? Perché pungere, si c'è un giro di soldi, distribuendo... Quel veleno sotto forma di mangime, probabilmente lo faremo noi con gli spandi con cime, non lo so, e per cui loro non beccherebbero niente. Ma poi un'altra riflessione, ma c'è bisogno che ve lo dica io o che ci riuniamo per sentirselo dire? Quante epidemie ci sono? Quante ne hanno debellate? Neanche una. Qui arriva la malattia e se la custodiscono, sembrano quelle famiglie disagiate che si accorgono veramente, si accoda alla nonna, alla bisnonna finché capi 120 anni, perché comunque è una garanzia di reddito, perché ormai la situazione è diventata quella, abbiamo necessità di tutto. Adesso basta però, la peste suina, questi hanno, solo nella provincia di Cagliari hanno distrutto 250 allevamenti, 250, nella provincia di Sassari hanno fatto una strage. Bravo. Hanno fatto Guardate, e non lo dico io, ma lo dico i verbali. Non nasce nelle campagne, non nasce negli ovili. Io non sono a favore o contro la brana, non è quello lì il problema. Ma non nasce lì, nasce nelle grandi porcilaie. Nasce nelle grandi porcilaie, e lì che le hanno sempre trovate. E però è facile poi andare in giro, perché ormai l'unica cosa che pigliamo la provincia di Nuoro, Gennargentu, Orgoso, con quei posti dove ci sono le ghiande, sono le castagne, dove c'è il bosco, dove diversamente non puoi utilizzare quel territorio. L'unica cosa che poteva dare reddito a una famiglia, sia di pastori o non pastori, comunque a una famiglia che vive in quei posti, era avere un po' di scroffe che garantivano qualche migliaio di euro. Gliele vuoi abbattere, perché? Perché la carne di maiale li comprava dagli allevamenti intensivi, da quegli allevamenti
maiale, mangiare pesce, mangiare oppure a tutto lo stesso cuore. Basta! Basta con questa storia qua. Noi ci siamo mobilitati perché siamo stufi, anti stufi di continuare a sostenere in maniera così distaccata e subire ancora. Non siamo più disposti. Vogliamo la nostra sovranità, vogliamo essere sovrani del nostro lavoro, vogliamo essere sovrani del nostro bestiame. L'altro aspetto importante è la questione del PSR. 1.308.000.000 per il settore agricolo in Sardegna. Uno dice, chiamiamoli i rappresentanti dei pastori per vedere un attimino se come lo stiamo scrivendo va bene o non va bene. Ma che? Niente, fa tutto loro in quegli uffici chiusi, bui, così non vedono se ci sono o non ci sono. E dove poi copiano il PSR vecchio, perché poi sono anche pigli, sono anche lazzaroni, copiano, fanno copia e incolla, ormai hanno imparato questo costume di copiare e incollare tutto. E dove inseriscono altri soggetti in questa divisione, in questa coperta già corta. I soldi sono gli stessi dei precedenti sette anni, 2007-2008, sono gli stessi soldi. Sono magari inserito altri settori, tipo per quanto riguarda gli interventi strumentali, fondiari e quant'altro, hanno inserito la vite, hanno inserito l'ortofrutta, hanno inserito il vaccino, hanno inserito le porcellaie. Sì. Sì. E dove vanno questi soldi? Soldi sono gli stessi, fate voi. Sono gli stessi, io li distribuisco ancora di più e ditemi quanti soldi pigliamo. Ma non basta il benessere, l'hanno inserito anche per i vitelli da latte, questi hanno sterminato tutto, sono rimasti solo i vitelli di Arborea, no? E resteranno lì, i vitelli da latte, i riproduttori, no, il vitello, tu non sei pastore, sei avvocato, zitto, già loro mi capiscono cosa voglio dire io. No, e più le porcellaie, io posso capire chi ha i maiali in casa, ormai i pastori non c'erano cose più perché li hanno tutti abbattuti, e chi non li ha abbattuti per paura, perché stavano facendo veramente una politica criminale di soppressione. Allora, se togliamo tutte queste cose qua, ai pastori cosa resta? Nulla. Ma questa è anche colpa nostra, perché noi l'anno scorso abbiamo detto facciamo per la nuova PAC. Perché Cholos ha una visione diversa della PAC, ha una visione diversa della distribuzione delle risorse. Cholos la pensa come noi, dicevamo, e io gli ho parlato, io sono intervenuto al suo convegno. E la visione era la stessa, una volta tanto chi ha avuto doveva ricevere di meno, chi non ha avuto poco doveva ricevere di più, e invece fino al 2018 tutto resterà uguale. 2018 che poi resterà così fino al 2020, guardate, perché funziona così. Noi avremmo dovuto pigliare tre volte tanto, perché la media distribuzione era di 130 euro, avremmo dovuto pigliare sui 360 euro. E non li pigliamo, pastori, non li pigliamo, perché loro dicono che l'assessorato all'agricoltura non ha mai partecipato agli incontri Stato e Regioni, dove si definivano le politiche da adottare in merito. Loro non sono andati, ed è vero, non sono andati, la prima volta sono andati a febbraio, a giochi fatti. Tanto è vero che di questi soldi, non verranno spesi, lo sapete perché? Perché per ogni soldo speso da Bruxelles, lo Stato e la Regione è il beneficiario finale, cioè in questo caso il pastore, l'agricoltore, chi sia, deve mettere la sua quota. Siccome la Sardegna non era presente a queste discussioni, metterà la metà, per cui la Sardegna per quei soldi, per quelle infrastrutture e quant'altro, dovrà mettere il doppio. Soldi non ce ne sono, per cui quei soldi andranno in altre regioni. Capito qual è il meccanismo? Questi sono, ma io non lo so, poi si definiscono violenti, ma davvero, questi io
L'unica cosa che sogno è che un giorno siano alla plaza di lì in Spagna, dove c'è la corsa dei compositori, con questa gente davanti e i tori dietro, perché è l'unico spettacolo che veramente mi darebbe coraggio e fiducia, perché non possiamo continuare a sottostare a queste cose qua, non possiamo. Loro il 23 di luglio hanno presentato già la documentazione preliminare a Roma, poi a Bruxelles. Noi abbiamo tempo almeno 3 o 4 mesi, non di più, per correggere il tiro e riportare la programmazione come vogliono loro, non una programmazione, io l'ho definita una programmazione democristiana, nel senso che devono dare a tutti, no? A tutti, e il concetto era quello, un po' a tutti così, e poi non serviva niente a nessuno. Per cui riportare la programmazione secondo l'indicazione comunitaria, cioè la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia delle produzioni locali, tradizionali, cioè tutte cose che noi abbiamo, tutte cose che i pastori hanno, non c'è bisogno di inventarsi, ce l'abbiamo. Noi avremmo dovuto stavolta, una volta tanto, pigliare dei soldi come gli altri li hanno presi da sempre, ecco, per 5 anni avremmo preso anche noi qualcosa in più, che non erano soldi che non ci servivano, perché senza quei soldi, pastori, date può essere a 1 euro, ma falliti siamo, non risolviamo niente, senza quei soldi siamo morti. Per cui qua stiamo parlando di una battaglia di sopravvivenza, beh, io vi chiamo a raccolta, alla lotta, perché questa è guerra, è guerra!